ragazzi, io sono Carly e c'è mia purtroppo in questo momento in cucina che sta facendo la cena. Benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi vi mostrerò 15 build hacks a tema horror per spaventare i vostri amici. Iniziamo subito con la prima. La prima build hack che andremo a fare sarà una zucca col cappello. Super 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 carina, ve lo consiglio. Allora, dobbiamo fare un buco per terra in questo modo. Mettiamo un tappeto bianco e sopra la zucca. In questo modo. E adesso, mettendoci qua dietro la zucca, mettiamo una testa di wither. Qui mettiamo un distributore girato verso la zucca e dentro ovviamente un supporto per armatura. Lo attiviamo con la leva. Un'altra testa di wither al supporto per armatura. E in questo modo sembra che la nostra zucca abbia un bellissimo cappello. Devo dire, questa sicuramente da rifare nella vaniglia ci sta. Mi piace tanto. Passiamo alla prossima. E adesso andiamo a fare un bellissimo stendardo di Herobrine. Allora, avremo bisogno di tanto colorante e uno stendardo bianco. Mettiamo stendardo, colorante e scegliamo prima questa e la prendiamo. Lo rimettiamo qua dentro e con dell'altro colorante nero andiamo a scegliere questa barra. E lo prendiamo, lo rimettiamo qui. Andiamo a scegliere quest'altro taglio di stendardo. Lo prendiamo, lo rimettiamo qua. Scegliamo questo adesso in modo tale che venga questo quadratino al centro. Lo rimettiamo qui. E adesso andiamo a scegliere questo. Ed ecco qua, guardate che figata! È venuta la sua faccia, spaventosissima. Allora proviamo un attimo a metterla. Guardate che figo che è venuto! Bellissimo questo! È venuto perfetto. Beh, ecco, potete usarlo per spaventare i vostri amici su Minecraft. Passiamo alla prossima costruzione. La prossima che andremo a fare è super creativa e anche un po' spaventosa. Allora, dobbiamo mettere il tagliapietre, lo mettiamo così. Un distributore girato ovviamente da questa parte verso il tagliapietra. Ci mettiamo dentro un supporto per armatura. E dopo aver azionato il distributore in modo tale che il supporto per armatura vada qua in mezzo, da quest'altra parte ci mettiamo un pistone e lo azioniamo in questo modo in modo tale che spinga il supporto per armature da questa parte. E qua sotto ci andiamo a mettere la testa di un giocatore, ma volendo potete mettere anche la vostra testa. E in questo modo avete una testa mozzata di Steve, poverino. È un po' creepy questa, però ci sta, è creativa, mi piace. Detto ciò, possiamo passare alla prossima costruzione. Per fare la prossima costruzione abbiamo bisogno di queste cose, tranne queste. Mettiamo un'ancora della rinascita qua, in questo modo. La illuminiamo con la luminite. E 4, perfetto. Qua sotto adesso ci andiamo a mettere un fuoco da campo, lo chiudiamo e qua adesso andiamo a fare così, così. Lo andiamo a chiudere in questo modo e qua sotto mettiamo le scale in questo modo, così si vede qua sotto il fuocherello. Mettiamo anche di qua, 3 e 4. E in questo modo avrete fatto un bellissimo calderone o minestrone e poi ci potete mettere anche una strega. Che non ha la faccia, no, ecco che ce l'ha. La prossima mini build axe si chiama cappio per zombie. Allora dobbiamo semplicemente fare una struttura mo' di cappio. Facciamo, io la faccio in questo modo. Ovviamente potete usare i blocchi che preferite. Mettiamo il blocco qua sopra un muretto e poi con le staccionate andiamo a fare così. 3, 4, non so quanto farlo alto sinceramente, quindi per sicurezza lo faccio un po' più alto. Ok, così. A questo punto possiamo usare la nostra catena in questo modo. Qui ci mettiamo un calderone. E qua adesso ovviamente andiamo a mettere qui come al solito il nostro distributore. Qua dentro un supporto per armatura che azioniamo con la leva. Perfetto. Riempiamo il calderone di acqua. E andiamo a mettere una testa di zombie. Voilà. E qua ovviamente potete andarla a chiudere in modo tale che non si veda sotto. Botola. Mettiamo questo qui, ed ecco fatto. Bene, passiamo alla prossima costruzione. La prossima costruzione che andremo a fare, ragazzi, è fichissima. Si intitola Jumpscare. Allora, iniziamo mettendo una pedana a pressione qua. E qua facciamo un bel buco per terra, alto due blocchi. E da qua sotto facciamo partire la redstone. La facciamo andare qua, qua, qua. Andiamo qua sotto.
Dopo aver messo la polvere di redstone qua sotto la pedana, in modo tale che si illumini fin qua, mettiamo un blocco con sopra una torcia di redstone. Poi lo rifacciamo, ci mettiamo sopra un altro blocco con sopra un'altra torcia di redstone. E fatto ciò mettiamo un pistone appiccicoso qui sopra, così, un blocco di slime. E qua adesso andiamo ad appoggiarci sopra il nostro supporto per armatura, come preferiamo. Io uso una testa di scheletro e poi lo vesto. Gli metto i pantaloni, l'armatura in maglia e i piedini. Bene, fatto ciò qua, chiudiamo tutto. Qua all'interno mettiamo dei cartelli, uno qua e uno qua. E adesso andiamo a mettere un bel quadro sopra in modo tale che copra. Questo dello scheletro è perfetto. E adesso quando ci passerete sopra, pac, vi troverete teschio davanti. È abbastanza spaventoso anche questo. Bene, e adesso passiamo alla prossima costruzione. La prossima costruzione che andremo a fare è molto molto semplice. Ma in realtà quasi tutte quelle che abbiamo visto oggi sono abbastanza semplici. Facciamo prima un po' l'ambiente attorno per capire. Facciamo con l'abete, lo facciamo crescere, perfetto. Ho messo la notte perché così è un po' più creepy. Ok, poi possiamo appendere all'albero delle lanterne in questo modo. Andiamo a mettere con dei pannelli di vetro qua, abbastanza in alto, così. Tutti in verticale. Sopra ci andiamo a mettere un supporto per armatura, così. E lo decoriamo come più ci piace. E in questo modo sembrerà proprio che ci sia un fantasma volante. Questo è molto semplice, nulla di elaborato, però che sicuramente riuscirà a decorare tantissimo la vostra vanilla. Mettiamo un altro qua. Lo vestiamo sempre allo stesso modo. E poi ci mettiamo magari in questo la testa di Wither. Ed ecco fatto. Così sembreranno proprio due fantasmi volanti. Per fare la prossima costruzione, anche questa molto semplice, abbiamo bisogno di tante zucche. Questo è più che altro per fare una decorazione magari fuori casa. Abbiamo bisogno di mettere un po' di zucche come ci pare. Poi qui ad esempio possiamo mettere una slab per terra, un supporto per armature sopra, su cui mettiamo una zucchettina così. E qua spingendo con un pistone, ok, in questo modo, abbiamo messo una zucca vicino all'altra. Mettendo ad esempio sotto questa zucca una slab, e qua azionassimo il nostro distributore con una leva, ok, che viene in questo modo, togliendo tutto questo marasma. Andiamo a mettere qua sopra una zucchetta e così viene come infilata in questo modo. Poi qua attorno ovviamente potrete aggiungere anche delle altre zucche così, in modo tale che sembri una zucca sull'altra. E per decorare il tutto possiamo mettere sopra dei cetrioli di mare, così che sembra proprio il cappuccio della zucca. Assolutamente consigliata e soprattutto è molto semplice e molto corta da fare, quindi ve la consiglio assolutamente. E adesso passiamo alla prossima costruzione. Adesso andremo a fare un patibolo super fighissimo. Allora, per farlo dobbiamo fare un buco per terra così. E intanto andiamo a costruire attorno in questo modo un quadrato, in modo tale che al centro qua ci sia il buco. Da un lato mettiamo le scale così. Dall'altro lato mettiamo i blocchi in questo modo, 1 e 2 e 1 e 2. Andiamo a mettere un muretto di qua, uno di qua. Li alziamo, potete mettere ovviamente i muretti che desiderate di più. Fra l'altro ancora per sicurezza, ok. Poi ci mettiamo un cancelletto qua, uno qua. E qui in mezzo mettiamo una staccionata, ok, in modo tale che ci sia un po' questo effetto. Fatto ciò facciamo scendere di uno questa staccionata centrale, così. E adesso andiamo a mettere un animale qualsiasi qua giù, in questo bucherellino qua. E lo leghiamo col guinzaglio qui. No, stai giù! Maialino, stai giù! Perché è così esaltato? Perché sta saltando? Forse è troppo alto? Ok, sì, era troppo alto. Andiamo a mettere qua al centro uno zombie in questo modo. E adesso guardate che figata. Usando una targhetta, mettiamo il famosissimo Dinnerbone nell'incudine. Adesso qua, senza che scappi, ci mettiamo un villico. E voilà, lo mettiamo così a testa in giù. E adesso, proprio come se fosse un patibolo, apriamo la porta qua sotto e lui morirà. Verrà mangiato dallo zombie. Cosa ne pensate di questa? È fantastica.
È adorabile. E lui adesso lo lasciamo qua, così, in questo modo, a marcire. Oh, che brutto, verrà mangiato in questo modo, morirà così. No, invece no, perché non lo mangi se è il contrario? Che stai facendo? Niente, dobbiamo aprire, mi dispiace. Andiamo a fare uno spazio per tre così. E qua nell'ultimo mettiamo un pistone che punti verso l'alto, un supporto per armature, che andiamo a decorare, mettiamo la testa di zombie e una giubba di cuoio. Io userò la sabbia delle anime, andiamo a spingerle giù, così, in questo modo. Ok, e azioniamo la leva. Perfetto. Mettiamo 3 di polvere di redstone, una campana e andiamo a chiudere tutto. Qua possiamo mettere la sabbia delle anime. Qua possiamo mettere come tomba una scala e un pezzo di magnetite sopra. E adesso se qua sopra usiamo una pedana a pressione. Guardiamo. Con la campana che suona uscirà lo zombie dalla tomba. Bellissimo questo, è favoloso. Tra l'altro sbatte pure la testa qua, poverino. Fantastico. Bene, passiamo all'ultima costruzione. E adesso andremo a fare dei bellissimi fantasmi volanti. Abbiamo bisogno soprattutto di un telaio, uno stendardo bianco con del colorante grigio. E andiamo a scegliere questa stampa. La rimettiamo qua e stavolta col colorante bianco andiamo a prendere questa croce qua. E adesso aggiungendo sempre il colorante grigio con lo stendardo e la figura per stendardo volto di creeper, otteniamo questa faccia alquanto inquietante. E rimettendo dentro lo stendardo bianco col colorante nero scegliamo questa stampa. E adesso andiamo a fare col vetro bianco, facciamo così, bello alto, anzi lo alziamo. Mettiamo prima il pezzo di sotto del nostro fantasma, poi mettiamo lo stendardo bianco e poi andiamo a fare le braccia del nostro fantasma. Completiamo sopra con un tappeto bianco in questo modo. Ed è fatta! Abbiamo fatto un fantasma volante. Potete mettere una lanterna dietro in modo tale che venga così illuminato, che sta super super bene. Oh, l'ho gettato per terra. Ragazzi, che dire, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è stata la vostra build axe preferita. Da Carly e da Cimmia, che non c'è al momento, è tutto, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!